Gli studenti della scuola media e della scuola elementare dell'Istituto Comprensivo San Rocco e il Comune di Faenza hanno ricordato questa mattina il giovane Domenico Gallina, ucciso dai fascisti a soli 23 anni in un agguato avvenuto proprio davanti a dove oggigiorno sorge la scuola. Cercavano Giovanni Bertoni, i fascisti, uccisero Domenico Gallina. Mentre era a Luna Park, lo fecero attirare da una donna, lo aggredirono, lo portarono in via Granarolo e lo uccisero con oltre 20 coltellate. Più tardi, lo squadrone si presentò anche all'obitorio e dopo aver picchiato il custode, infierì sul cadavere del povero ragazzo. Il cippo, che ricorda Domenico Gallina, risale al 1979. Recentemente restaurato, è stato nuovamente inaugurato questa mattina, in concomitanza con il 91esimo anniversario della tragica morte, ricostruita da Angelo Emiliani per i giovani studenti che ogni giorno entrano a scuola passando davanti alla lapide. Uccisero Gallina perché Bertoni, dopo aver colpito con la sua pistola due fascisti nell'aprile sempre del 1925 nella zona della chiesa dei Servi, scappò utilizzando appunto la bicicletta di Gallina. E i fascisti ritennero quindi che Gallina fosse complice dell'uccisione di due dei loro e se la presero con lui, anche se in realtà non era colpevole di niente, ma bisogna capire il clima di violenza e di sopraffazione di quegli anni per inquadrare un episodio come questo. Gallina fu processato, fu considerato innocente, fu liberato. Sì, Gallina fu, dopo essere stato preso e malmenato dai fascisti perché volevano che rivelasse il nascondiglio di Bertoni, cosa che lui assolutamente non sapeva, fu arrestato, processato, ma siccome a suo carico non c'erano prove di nessun tipo, fu immediatamente rilasciato. Questo però ai fascisti non andò bene, tanto che lo uccisero qui in questo luogo l'11 ottobre del 25. Ecco, perché è importante raccontare ai bambini la storia di Gallina? È importante perché intanto se non si fa memoria, se non si conosce questa storia, c'è sempre il rischio che momenti così brutti ritornino. Poi perché è per il sacrificio di quelle persone, che furono tante anche a Faenza, non soltanto di morti, ma anche di persone messe in carcere, discriminate, bastonate, poi dopo dei partigiani, se oggi possiamo vivere in un paese democratico. Durante la cerimonia gli studenti hanno ricordato il Risorgimento e la Resistenza italiana che permisero la nascita della Repubblica e della Costituzione. Un omaggio anche a Carlo Azeglio Ciampi che da Presidente della Repubblica volle rinvigorire negli italiani i sentimenti e il ricordo dei due momenti storici, poi l'inno nazionale, l'inno europeo e lo svelamento del cippo. Federico Lega per Faenza Web TV.